La clip che gira sui social, ripresa dall'alto e da lontano, rende già l'idea di quanto grave sia stato il rogo che all'alba ha divorato lo stabilimento Tortuga sul lungomare nord al confine tra Pescara e Montesilvano. Fiamme altissime, visibili da chilometri, anche se a dare il primo allarme sembra sia stato un pescatore che dal mare ha allertato i vigili del fuoco. Vigili che si sono catapultati sul lungomare con diversi mezzi e una quindicina di uomini per cercare di domare le fiamme. Sono passate alcune ore dal rogo che ha semidistrutto lo stabilimento balneare Tortuga. Come sta per inquadrare Luca Corneli con la sua telecamera? Il fumo c'è ancora perché all'interno ci sono i vigili del fuoco che stanno spegnendo le ultime fiammelle. L'odore acre si sente ancora nell'aria. Le fiamme hanno interessato soprattutto la parte interna e quella lato mare. Il lavoro dei vigili è stato molto lungo. Le forze dell'ordine intervenute hanno dovuto disciplinare il traffico della zona, andato letteralmente in tilt per alcune ore. Apprensione per la vicinanza di un distributore di benzina a pochi metri dalla struttura andata a fuoco. Questa la ricostruzione del funzionario dei vigili del fuoco, Paolo D'Angelo. L'incendio dovrebbe essere partito intorno dopo le 5 questa mattina. Abbiamo avuto la chiamata, per cui nel giro di pochi minuti siamo stati qui. Abbiamo trovato l'incendio in uno stato avanzato, perché probabilmente già aveva avuto inizio da un po' di tempo. Il fatto che stava sul lato mare, per cui era poco visibile dalla strada. E stiamo facendo gli accertamenti di rito, per cui stiamo verificando gli impianti, le strutture, che abbiamo dei danni un po' importanti sulle strutture e dobbiamo fare una serie di verifiche sulla documentazione degli impianti delle strutture che abbiamo al comando, per cui devo fare una verifica documentale sulla struttura. Sulle cause che hanno provocato il rogo sono in corso accertamenti, non viene esclusa nessuna ipotesi. Le indagini sono in corso a seguito della denuncia presentata dagli attuali gestori.